5 mesi in politica sono un lungo periodo. In realtà la campagna elettorale ad Agrigento per qualcuno è già iniziata da tempo. Partire prima degli altri infatti è già un vantaggio, anche se ci si espone così al contrattacco degli avversari. Ma al momento le candidature annunciate nella Città dei Templi sono solo due. A meno di ripensamenti, l'ambientalista Giuseppe Arnone dovrebbe ritentare l'elezione alla carica di sindaco. Certa invece la ricandidatura di Marco Zambuto, sindaco uscente che rispetto alla ormai storica primavera agrigentina del 2007 cambia strategia. I tempi infatti sono mutati e Zambuto cerca di recuperare consensi e lo fa puntando tutto dal punto di vista amministrativo sul lavoro svolto in termini di risanamento delle casse comunali. Ma la vera nuova strategia è quella politica. Marco Zambuto, in particolare in queste ultime settimane, ha infatti deciso di aprire alle correnti e ai gruppi politici. Niente partiti. Tutto questo con un duplice obiettivo. Da un lato infatti punta ad aumentare il suo bacino di voti coinvolgendo vari personaggi con differente storia politica alle spalle. Dall'altro contemporaneamente sta creando non pochi problemi all'interno dei partiti. Basta osservare le conseguenze subite dal PDL con l'uscita del gruppo Barbera, ultima tappa questa di una diaspora iniziata da Forza del Sud, passando poi dal Patto per il Territorio e conclusasi, almeno per il momento, con la fuga di singoli consiglieri, assessori e membri del coordinamento. Il Popolo della Libertà punta alle primarie, è stato più volte ribadito, e potrebbe cercare l'alleanza con quei partiti teoricamente appartenenti al Terzo Polo che in realtà non hanno intenzione di appoggiare Marco Zambuto. Al momento infatti Future Libertà, ma anche l'MPA, sono lontani dalle posizioni del primo cittadino. Tutt'altra storia dall'altro fronte, il Partito Democratico fa i conti con le sue correnti interne. In molti vorrebbero puntare sulla candidatura del medico Piero Luparello, ma lo stesso ex vice sindaco prende tempo. Una grande incognita infatti lascia i partiti in sospeso, e cioè la possibile candidatura dell'imprenditore Salvatore Moncada, che di certo avrebbe enormi effetti sconvolgendo gli equilibri politici. Intanto i partiti della sinistra alla ricerca di consenso ad Agrigento puntano sul fronte comune, presentandosi alle elezioni con un unico candidato, senza nascondere critiche al Partito Democratico, teoricamente alleato naturale. Noi cerchiamo di creare un forte fronte che mette insieme i partiti dell'area di progresso, Italia dei Valori, SEL, Federazione alla Sinistra, lo stesso Partito Democratico, se esce fuori dalla confusione, dall'incertezza e dall'ambiguità con cui ha vissuto sino ad ora, i movimenti della società civile che si stanno, diciamo, affermando con grande intensità di impegno, e con loro cercheremo di fare una proposta elettorale unitaria, cercando un candidato che possa rappresentare tutti, che sia credibile e che sia, diciamo, proponibile alla città di Agrigento. A chiudere il cerchio i Ciminiani di Grande Sud. Il coordinatore provinciale del partito di Gianfranco Miccichè, Mario Baldacchino, annuncia che il partito sta lavorando in questi giorni per predisporre una propria lista e un proprio candidato alla poltrona di sindaco di Agrigento.